parlare di Antonella Intronocchi da Bari. Stasera affrontiamo un argomento un po' particolare, perché parleremo dei contattisti, argomento su cui molti ci sono, molti scetticismi, molti sono scettici, altri ancora cercano di credere ad un argomento che forse dovrebbe essere trattato in maniera un po' più attenta. Lo faremo fra un quarto d'ora circa, collegandoci con Pier Giorgio Caria, esperto nazionale, addirittura internazionale, ufologo, a cui rivolgeremo domande inerenti all'argomento. Naturalmente Caria è in grado non soltanto di parlare di questo, ma anche delle motivazioni per cui ci sono questi contatti e ci sono alcune persone che vengono scelte per essere contattati. Chiederemo e faremo con lui questa importante conversazione, vero Antonella? Esattamente, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, benvenuti in Spazio Aperto, saluto Rosario Moreno, il nostro regista, Massimo Bonella che tra un po' ci dà le ultime news con la sua redazione di pianetaoggitv.net. Sì, quello dei contattisti è un argomento che oggi affrontiamo con Pier Giorgio Caria, che come diceva Ugo è un importantissimo ricercatore internazionale, ma non è certo un argomento che può risolversi con una sola trasmissione. Difatti durante la prossima, il prossimo mercoledì, avremo come ospite Giorgio Bongiovanni, che ha un'esperienza personale fortissima di contattismo che tra l'altro poi si è ripercorsa su tutta la sua vita, dando origine a una serie di iniziative grazie a questo contatto. Passiamo adesso la linea alla redazione di Pianeta Oggi TV. Massimo Bonella, quali sono le ultime news, Massimo? Massimo? Massimo, mi sentite? Mi sentite? 18.33, siete collegati infatti con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV Online. Buonasera dunque da Venezia, un saluto anche Antonella Intranò e Ugo Lombardi, nonché anche Rosario Moreno che ha la regia centrale di Saiuz Web Network, ricordo il sito internet saiuzwebnetwork.it. Intanto un messaggio, come si può dire, tra parentesi a Rosario Moreno, qui è tutto ok, la tecnologia è a posto, stiamo andando perfettamente, c'è stato un attimo di buio ma era diciamo così indipendente da, è tornato il sole, Massimo, è tornato il sole, esatto, finalmente, anche se comunque all'orizzonte vedo minacce di maltempo in arrivo, queste dalle ultime previsioni meteo che abbiamo. Dunque, innanzitutto c'è Barack Obama che sta parlando in diretta a Bruxelles, c'è infatti anche la diretta di Radio News 24 in questo momento. Io vi do intanto la notizia dell'ultimo momento, che è quella, come dire, un po' più urgente, che continua lo sciame sismico nella zona di Gubbio e anche interessa queste scosse interessano anche le Marche, scosse sull'Appennino Umbro-Marchigiano nella notte tra sabato e domenica, l'epicentro era stato tra Apecchio e Pietralunga, le scosse hanno interessato, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, anche un vertice, Montone e Città di Castello. Le scosse più forti sono state di magnitudo 2.9, una alle ore 3.01 e una alle 8.42 di domenica mattina, ma c'è stato un movimento tellurico di 2.7 della scala Richter, c'è stato anche un movimento tellurico di 2.7 della scala Richter, anche stanotte l'Umbria, lo ricordiamo, ha continuato a tremare, scosse intorno al terzo grado della scala Richter, quindi ecco, prosegue questo sciame sismico che sinceramente ecco, è motivo di approfondimento. Dopodiché vediamo di rimanere dunque nella notizia con Barack Obama, sta dicendo che in Ucraina, secondo Barack Obama, la democrazia dovrebbe trionfare, insomma, trionferà la democrazia, questo è tutto da verificare, anzi io vorrei indicare i nostri radioascoltatori di
sintonizzarsi su Pandora TV o anche durante i notiziari di Pandora TV che manda in onda Sergio Web Network, condotti da Giulietto Chiesa, dove spiega veramente quello che sta succedendo in questa zona nell'Ucraina. Ecco, Giulietto Chiesa è esperto proprio di Russia e di tutta l'Asia, e adesso appunto lo potete vedere su pandoratv.org. È una nuova televisione che sta emergendo con collegamenti in esclusiva assoluta per l'Italia grazie al circuito, grazie appunto a questi collegamenti con il circuito intercontinentale satellitare RT, Russian Today, che poi appunto viene tradotto dalla lingua inglese, perché lo trasmette in lingua inglese, a italiano. Ecco, detto questo, io non ho altre notizie, diciamo, proprio dell'ultimo minuto. Io ridarei la linea a Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Sono le 18:37, a voi la linea. Massimo, dimmi solo un'ultima cosa, se puoi. Siete ancora in Italia? Se siamo ancora in Italia? Eh beh, dopo l'ultimo referendum, dopo l'ultima consultazione, mi pare che il Veneto abbia chiesto di essere di conquistare l'autonomia rispetto allo Stato centrale. Guarda, tra poco faremo, allora, non so, divideremo... No, dammi solo le tue impressioni personali, ecco, quello che ti sembra venga fuori da questa consultazione. Ma cosa posso dire? Che la trovo... è una bella domanda, comunque. Ora mi hai così preso un attimo, perché cioè, insomma, ha dell'incredibile e non si riesce nemmeno a trovare una spiega, cioè neanche una spiegazione al momento, capisci, da quanto è incredibile. Non so cosa io dico, no comment, ecco, potrei dire così e poi lascio. Va bene, ho capito, ti avvali della facoltà di non rispondere, va bene. Se mi permette, lascio agli ascoltatori trarre le più ovvie conclusioni. Magari, ecco, intanto che aspettiamo Pier Giorgio Caria, sentiamo se magari Rosario Moreno ha qualcosa da dirci in merito. Certo, Massimo, certo. No, no, ma non era, diciamo, comunque un referendum ufficiale, quello lì era soltanto per vedere, per testare il terreno, questo movimento che si chiama Indipendenza Veneta. Io ho scoperto una cosa, comunque, scusatemi, su questi movimenti, qualsiasi siano, perché esistono anche al sud. Se tu vai a Napoli, nel Regno delle Due Sicilie, tra virgolette, ci sono i borbonici, ce ne sono tanti di questi movimenti. Però ho scoperto una cosa, che questi movimenti dietro ci sono sempre gruppi di industriali e destra, ed estrema destra, che parlano, diciamo, alla pancia della gente, non all'intelligenza delle persone. Allora sfruttano il momento per poter, diciamo, fare questi gesti eclatanti, tipo questo referendum che hanno fatto loro, perché non ci dimentichiamo comunque che in questi giorni si sta presentando un altro referendum, che è quello della separazione tra Venezia da Mestre, che già ci sono 9.000 firme, per esempio, su questo aspetto, e questa sarebbe la cosa più ufficiale, che dividere i due comuni, diciamo, far diventare due comuni invece che uno. Però comunque, ritornando a questi indipendentisti, diciamo, vanno contro la storia, perché oggi la storia, con la globalizzazione, insomma, chiudersi in un ambito ristretto non so se faccia del bene. Comunque ci sono esperti a livello mondiale che hanno detto che tutte queste cose, tutti questi movimenti indipendentisti, se dovessero andare avanti, sarebbe una catastrofe per l'economia dei paesi, perché costano un sacco di soldi le secessioni, non sono gratuite, lasciando stare se si fanno sempre con movimenti pacifici, parlo io. E ma infatti quindi... credo che sia da leggersi più come un segnale da inviare allo Stato centrale, piuttosto che un vero e proprio desiderio di separazione. Sì, non in effetti... ritengo che abbia un fondamento politico vero e proprio, ma dietro... è solo la manifestazione di un malcontento ormai difficile da contenere. Ma dietro, vedi, dietro ci sta proprio un movimento indipendentista, anche perché il Veneto ha una lunga storia, diciamo, su questo. Sì. Tant'è vero che la Lega, anche se qui prendeva molti voti, ma non ha mai attecchito come partito politico veramente sul tessuto sociale. Prendeva voti, però... sono due cose distinte e separate, no?
Sì, assolutamente. In effetti. Però la cosa che mi preoccupa è che questa gente approfitta sempre dei momenti difficili in cui, che una nazione va a affrontare, sta affrontando, no? Si approfittano di questi momenti per cavalcare l'onda. E sì, giocano sull'emotività della gente. Tant'è vero che ho visto un interessante video di Piero Ricca, il Vox Piero Ricca sul fattoquotidiano.it, che intervistava appunto a Treviso, qui a Treviso la gente, insomma, alcuni erano favorevoli, altri però si capiva da tutti i discorsi che in effetti era proprio questo, cioè dire a Roma, cioè svegliatevi, fate delle cose giuste perché noi ci siamo rotti le scatole. Poi in effetti la sintesi è proprio quella. Sì, credo che sia da leggersi più in questo senso che in un senso politico vero e proprio, anche perché so che in Friuli c'è stata già la stessa consultazione, anche lì hanno manifestato appunto l'intenzione di distaccarsi dallo Stato centrale. Vedremo che cosa accadrà. Vogliamo provare a sentire se Pier Giorgio è disponibile, Rosario? Ecco, adesso sto guardando, non lo vedo ancora in linea, proviamo a contattarlo. E sì, vediamo. Forse ci vuole ancora qualche minuto. Sì, qualche minuto. E ritornando Massimo, sempre a quel discorso, finire il discorso dicendo, comunque io mi sono fatto questa idea proprio perché dietro questi ci sono industriali, ci sono gente con i soldi, e c'è la destra anche estrema, molte volte non sempre la destra è nazionalista, cioè bisogna guardarla sotto questo aspetto, e quindi la gente si fa incantare come al solito, si sono incantati di Berlusconi 20 anni fa, insomma si incantano anche di questo. Benissimo, hanno adesso bisogno di trovare un riferimento, Rosario, no? Sì, in effetti è nei momenti del bisogno che si Rosario, io propongo un gemellaggio. Sì. Propongo di unire la mia abitazione con quella vostra, quella di Massimo. Ok. Mi allontano dalla mia città e propongo un gemellaggio. Quindi indico un referendum. Perfetto. Il mio quartiere vuole staccarsi da questa città. Perfetto. Allora io direi di far entrare il nostro ospite Pier Giorgio Caria della serata, e vediamo cosa. Vediamo se riesco, ecco qua, perché sai, ogni tanto con Skype ci sono dei problemi. Non so perché. Vabbè, ma questo è come suol dire. È il bello della diretta. Sì, consoliamoci così, Rosario. In effetti. Comunque, Antonella intorno, hai scatenato una bella tematica con quella domanda. Perché mi dici così, Massimo? Che è perché ci sarebbe tanto da dire sui dati di fatto, no? Ma lo faremo, Massimo. Giorgio è con noi. Quando voleva l'indipendenza, non so, il confine, cioè escludere Roma, Roma ladrona, allora dare solo le temperature su un quotidiano noto, no? Solo fino a Perugia, sì. Da Roma è all'estero, mi ricordo si diceva così. Cioè queste cose qui sono 18:45, mi fermo qui perché altrimenti si entra su un'altra tematica. Che ci sono diverse cose da dire concrete di quelle cose che sono state fatte in campo, no? E che poi abbiamo visto i risultati acerbi. Allora non so se Pier Giorgio Caria è in linea, a voi comunque la conduzione. È con noi Pier Giorgio, è con sono noi. sono qui, salve, benvenuto Pier Giorgio. Ciao Pier Giorgio, un abbraccio a tutti carissimi, ciao Rosario, ciao Ugo, ciao Antonella, ciao Massimo, e ciao. Soprattutto un saluto a chi sta ascoltando il vostro programma. Pier Giorgio, stasera parliamo di contattismo, e quindi entro subito in argomento. Sì. Secondo te tutte le storie raccontate dai contattisti, e cioè coloro che dicono di mettersi in contatto con esseri di altri mondi, sono tutte credibili, o ci sono alcuni che di questo contatto fanno uso, diciamo così, improprio? Ma Ugo, io ho vissuto fisicamente con vari contattisti, ho vissuto alcuni mesi in Messico con Carlos Diaz, ho seguito e seguo da anni il caso di Antonio Urzi, vivo da oltre 20 anni
la particolarissima e straordinaria esperienza di Giorgio Bongiovanni, che oltre a essere contattista è pure stigmatizzato. Ho conosciuto di persona Eugenio Siragusa, sono stato amico di famiglia, ho conosciuto Giorgio Di Bitonto, insomma ho una certa carriera in questi 25 anni di ricerca in cui ho potuto studiare il fenomeno del contattismo di prima mano. Allora, la domanda è complessa, ma si può riassumere in un no, cioè non tutti coloro che dicono di essere contattisti lo sono in realtà, come non tutto ciò che luccica è oro, no? Quindi ci vuole grandissima attenzione, perché il fenomeno del contattismo è un fenomeno che implica in sé la tematica delicatissima della visita e del contatto con civiltà cosmiche che ci stanno visitando in questo momento, e quindi bisogna stare attenti a non cadere nella solita trappola messa in piedi dai servizi di intelligence e da tutti coloro che pagano per fuorviare l'attenzione e il senso critico delle persone nella branca del paranormale, pseudonormale, supernormale. La visita extraterrestre, seppur con caratteristiche assolutamente per noi fantastiche a causa della loro grandissima evoluzione, della loro tecnologia che per noi è quasi magia, ma di fatto la base portante di questa realtà è soprattutto che c'è un sistema che viene da fuori, che si scontra letteralmente con il sistema che domina e governa il mondo. Quindi c'è un sistema cosmico, politico, economico, sociale, culturale, eccetera, impostato ovviamente in un modo completamente diverso dal nostro, che vorrebbe apportare al nostro sistema, che tanta distruzione, tanti problemi crea nel nostro pianeta, tanta sofferenza, delle correzioni che permettessero a tutta la società umana di scalare un gradino evolutivo verso l'alto e di raggiungere un livello di felicità e di benessere e di equilibrio e di giustizia che a tutt'oggi è ben lungi dalla nostra società. Quindi se noi perdiamo di vista questo, non comprendiamo le radici profonde, le ragioni profonde della visita di questi esseri. Purtroppo c'è uno stuolo enorme di fanatici, di media, di pseudo giornalisti, pseudo ricercatori, pseudo contattisti, che fanno di tutto per spingere le persone in un marasma di fesserie senza fondamento, il cui unico alimento che viene dato in pasto alla gente è il sensazionalismo fine a se stesso, spesso e volentieri pure con connotazioni horroristiche. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi, se vogliamo fare una lettura di livello ancora più alto, l'informazione che ci arriva da questi esseri è un'informazione difficilmente accettabile se non profondamente studiata e sottoposta ad attenta verifica. Cioè, questi esseri dicono di essere gli stessi esseri che 1000 anni fa accompagnarono il Cristo nella sua visita al nostro mondo, cioè quelle 12 legioni di angeli che Cristo cita quando, diciamo, rimprovera Pietro di aver tagliato l'orecchio della guardia del Tempio Malco, quando le guardie del Tempio andarono nell'orto del Getsemani a prelevare nostro Signore. E Cristo gli dice a Pietro, dice: ma tu non lo sai, che ti ci metti tu a difendermi? Non sai che se io chiedo al Padre mio, lui mi dà subito 12 legioni di angeli? Ecco, questi esseri si identificano come un vero e proprio corpo militare, tra parentesi, di pace, di giustizia e di amore, che ha accompagnato il Cristo e sta cercando di apportare, lo ripeto, dei correttivi e dei miglioramenti allo stato della nostra società. Il mio maestro spirituale, o padre spirituale, o mentore, chiamiamolo come vogliamo, è stato Eugenio Siragusa, un grande contattista vero, italiano, un vero contattista, uno tra i più importanti a parer mio, per l'altissimo tenore culturale, sociale, scientifico, spirituale dei messaggi da lui ricevuti. Lui diceva che la visita extraterrestre di fatto fa parte di quei segni escatologici che annunciano che siamo nel tempo della seconda visita fisica di nostro Signore al nostro pianeta. Tutte le domeniche noi recitiamo in chiesa questa frase: in attesa della tua venuta. Quindi tutta l'umanità, perlomeno quella cristiana, sta attendendo la venuta
la seconda venuta di Gesù Cristo, e ripeti, Eugenio e poi l'esperienza di Giorgio Bongiovanni ci dicono appunto che siamo nel tempo in cui questa visita sta accadendo. Capisco benissimo che per un pubblico che non ha approfondito o nemmeno avvicinato queste tematiche, questo discorso possa essere assurdo, incomprensibile, inaccettabile, eccetera, eccetera. Però io dico sempre che la verità va realizzata solo ed esclusivamente, si può realizzare solo ed esclusivamente attraverso uno sforzo, un impegno e una esperienza personale. La verità è come conoscere, capire la verità, è come mangiare un cibo. Se noi vogliamo sapere il vero sapore di un cibo, non lo possiamo sapere guardando una foto, non lo possiamo sapere guardando un filmato, ma dobbiamo prendere quel cibo e averne un'esperienza fisica, cioè mangiarlo. Quindi, fino a che noi non assaggeremo il cibo della verità, difficilmente, la realizzeremo. Ecco, per Giorgio, sono d'accordo con te quando affermi che l'informazione che passa oggi è per lo più terroristica, nel senso che la visita extraterrestre viene prospettata come un momento drammatico di devastazione, di distruzione per l'umanità. Capire la ragione di questo approccio è facile. Naturalmente un Certo. sistema diverso da quello che noi viviamo oggi metterebbe in crisi tutti i massimi sistemi, quindi tutti i massimi poteri cadrebbero. Ma Certo. quali sono gli strumenti, i mezzi che possiamo utilizzare per scindere il grano dalla gramigna? Come facciamo a distinguere un vero contattista? E soprattutto perché vengono scelte certe persone da loro per essere poi portatori del loro messaggio nel mondo? Allora, intanto il mestiere di contattista vero è molto molto difficile, perché il vero contattista è portatore di un messaggio al mondo contro il potere. Quindi un messaggio estremamente scomodo, estremamente fastidioso, estremamente controproducente anche in termini sociali. Quindi i contattisti spesso e volentieri sono stati oggetto di infamanti campagne di stampe, se non vere e proprie persecuzioni sul piano fisico o legale, eccetera, eccetera, perché appunto la missione dei contattisti è quella del rinnovamento sociale. Quindi, siccome la causa dei mali del mondo non sono nella natura di Dio e tantomeno nella sfortuna, ma sono in relazione strettissima e diretta alle scelte e alle decisioni che i potenti del mondo mettono in essere, perché sono loro che scatenano le guerre, sono loro che scatenano le crisi economiche, sono loro che preferiscono una scienza che inquina e distrugge piuttosto che una scienza che aiuta l'uomo a progredire. Sono loro che tengono le masse ignoranti e a un basso livello culturale attraverso una condizione mediatica veramente avvilente sia per l'uomo e soprattutto per la donna. Per cui questo discorso è estremamente, diciamo così, delicato, e per il contattista, lo ripeto, pericoloso. Quindi un vero contattista da cosa si distingue? Innanzitutto, ovviamente, il messaggio deve essere questo che io vi ho appena detto, cioè un messaggio di pace, d'amore ed evolutivo. Deve essere legato comunque alla figura del Cristo, anch'essa una figura bistrattata e fuorviata purtroppo da un certo cattolicesimo di stampo fanatico, dove Cristo è diventato una specie di divo da adorare. Invece Cristo è un legislatore universale. Abbiamo perso Pier Giorgio? Rosario? Sì, sembra di sì. Generi, sofferenza, Ah, ingiustizia e ecco. così via. Aspetta, Pier, non abbiamo sentito l'ultimo passaggio perché la tua voce è andata via. Vuoi ripetere quello che stavi dicendo? Allora, tutto questo discorso legato alla natura del contattista non è disgiunto purtroppo da quella che è stata la falsa diffusione o errata diffusione o addirittura completa distruzione della reale figura e missione di nostro Signore Gesù Cristo. Lui non era il divo che viene dal cielo o dalle sfere divine per essere adorato e salamelecato da orde di fedeli fanatici e diciamo così, piattamente veneranti. Cristo è un legislatore universale. Lui è venuto qui per portare al mondo le basi della legge secondo cui si strutturano le società se non vogliono cadere, se non si vogliono autodistruggere. Quindi Cristo è un insegnante che ha portato al mondo, un professore che ha portato al mondo una conoscenza più profonda delle reali leggi che governano l'universo. Quindi da questo testo discendono le leggi che governano le galassie, i pianeti e la stessa incarnazione e morte dell'essere umano. Che
che tutto è tranne che sola materia, ma l'essere umano è un'essenza divina, eterna, incarnata, per sperimentare nella materia le lezioni che gli servono per raggiungere quello stadio che Gesù dice chiaramente quando dice voi siete dei e farete cose più grandi di me. Quindi vediamo bene che tutte le basi culturali e religiose della nostra società sono fondate sull'inganno e sull'errore, e da questo deriva il terribile stato di degrado e di devastazione che noi viviamo a livello climatico, a livello sociale, a livello economico, eccetera, eccetera. Quindi il contattista ha l'arduo compito di rimettere i puntini sulle i, ratificare, rettificare chi era realmente il Cristo, cos'era la sua missione, e portare soprattutto una nuova lettura delle scritture che aiuti la società moderna, che è più scientifica e razionale sicuramente di quella di 2000 anni fa, in nuovi concetti più facilmente accettabili. Ovviamente il contattista non può solo fare chiacchiere, ma deve anche mettere in pratica ciò che dice. Quindi il contattista non deve solo fare salotto ufologico parlando dei suoi meravigliosi contatti, ma deve essere impegnato socialmente. C'è una persona che dà la faccia, quindi una persona che si impegna nel sociale, che si impegna nella legalità, che si impegna nella solidarietà per portare al mondo pane e acqua di verità, ma anche pane e acqua da mangiare e da bere. Ecco, questo è il contattista. Tutti quelli che fanno un sacco di chiacchiere e poi si fanno gli affaracci loro, statene lontani, perché è gente che tira acqua al mulino del diavolo. Pier Giorgio, tu conosci, perché so che l'hai incontrata, Carla Lonardi, è una psicologa di Bussolengo nel Veneto. Massimo dovrebbe sapere anche dove è localizzato, eccetera. Sì. Questa signora so che ha avuto nel febbraio del 2012 una crisi lipotimica, è andata quindi al pronto soccorso del paese vicino, e ha avuto poi una doppia esperienza. Cioè, una prima esperienza era quella che viveva all'interno del pronto soccorso del paese dove lei vive, e l'altra invece racconta di aver avuto poi un passaggio attraverso diciamo situazioni vorticose, ed è entrata quindi in contatto con esseri che si sono poi manifestati come provenienti dalla costellazione della Lira. Ora, questa signora, che so ha parlato di questa esperienza con te, è in contatto da molti anni con esattamente con Elatron e il suo referente. Tutto quello che tu hai detto infatti è condiviso da quello che viene detto da Elatron nei dialoghi quasi mensili, se non anche più frequenti, che ha questa psicologa. I motivi per cui dice Elatron, questo extraterrestre che dovrebbe essere della costellazione della Lira, lui dice che noi siamo qui su questa terra e proveniamo tutti da livelli diversi, cioè sulla terra noi siamo alla terza dimensione, noi dovremmo essere secondo lui tutti quanti alieni che ritorniamo qui sulla terra, e alcuni di questi contattisti sanno che nella loro esperienza terrena dovranno comunque avere un contatto con i loro con altri extraterrestri. Questa è una delle spiegazioni che Elatron. Tu confermi questo dialogo e confermi quello che dice questo? Ma intanto, allora, Ugo, io ho parlato con Carla, ma non so praticamente nulla del suo contatto, perché quando ci siamo visti lei non mi ha assolutamente detto l'esperienza che viveva, me l'ha detta solo in seconda battuta, in un momento in cui ormai non c'era più tempo per approfondire queste cose. Lei, quando mi ha detto l'esperienza che viveva, io un po' mi sono lamentato, perché ho detto ma potevi dirmelo prima, avremmo avuto modo di parlarne. E lei dice che non si sentiva, che un po' ha timore, per cui in realtà non sapevo nemmeno che esistesse un Elatron. Ora, il discorso che tu mi hai riferito, Ugo, se è esattamente come tu me lo riferisci, non è proprio così, non è che siamo tutti alieni, cioè la maggior parte della gente di questo mondo è di questo mondo. Poi è vero, dalle fonti che conosco io,
che ci sono esseri extraterrestri che hanno sbagliato nei loro mondi e sono qui, diciamo così, in purificazione, e ci sono esseri invece che provengono da altri mondi evoluti che sono qui in missione. Alcuni sono incarnati, cioè vivono una vita umana, sono nati da ventre di madre umana, ma la loro identità spirituale proviene da altri mondi e sono stati mandati qui per fare dei lavori all'interno della società che aiutino l'essere umano a elevare il suo grado evolutivo. Quindi è vero che ci sono degli alieni, ma non sono sicuramente la maggioranza, perché se la maggioranza fossero alieni, questo mondo non farebbe schifo così come fa, non sarebbe ingiusto così com'è, non sarebbe sporco così come sporco, non sarebbe sull'orlo di un'autodistruzione irreversibile così come lo è. E questo è un dato che Eugenio Siragusa ci diceva 30-40 anni fa, oggi ce lo dicono i nostri scienziati. Sapete bene che a fine anno scorso 1500 scienziati di una grande commissione ONU hanno detto a chiare lettere che lo stato di devastazione del pianeta Terra è arrivato a un livello così tragico che bene o male avremo sino una decina d'anni per salvare il mondo. Ora la pongo io la domanda ai contattisti: ma ci riusciremo in 10 anni noi umani a salvare questo pianeta? Io ho forti dubbi. Quindi se non intervengono queste forze cosmiche divine, noi siamo praticamente dei cadaveri che camminano. Cioè non abbiamo più tempo, perché 10 anni, a fronte di tutta la storia umana e dello sfacelo di secoli, secoli e secoli, in cui abbiamo dimostrato a Dio di non riuscire a cambiare, io dubito che in 10 anni riusciremo a fare questo miracolo, per quanto la speranza è l'ultima a morire. Dicendo questo, non voglio assolutamente dire che il caso della signora sia un caso non credibile, ma non l'ho studiato, quindi non posso esprimermi in tal senso, perché non bastano solo le chiacchiere e le dichiarazioni, o diciamo, per non usare il termine chiacchiere, che potrebbe essere inteso in senso, diciamo, non troppo positivo, ma non basta solo parlare in un le cose, poi bisogna viverle. Quindi il contattista è sempre chiamato a un impegno sociale. Eugenio ha salvato tante persone da situazioni umane difficili, ha creato dei centri in giro per il mondo per apportare il suo messaggio e questa cultura di pace, d'amore e di giustizia nel mondo. Cioè si è dato da fare, ha dato la faccia, tanto ha dato la faccia che gli scrissero Papa Paolo VI, gli scrisse Charles de Gaulle, gli scrisse il presidente americano Eisenhower, quindi ebbe dei riconoscimenti di altissimo livello della sua opera sociale. Quindi il contattista che invece fa chiacchiere e salotto televisivo e poi si fa gli affaracci suoi, statene, lo ripeto, lontani, perché non è un vero contattista. Se poi addirittura vi parlano di storie orrorifiche, di pseudo-aborti, pseudo-manipolazioni di feti, eccetera, eccetera, lasciamo perdere, perché lì c'è una coda e due corna che spuntano proprio alla grande. E allora, Pier Giorgio, nei confronti di coloro che sostengono di essere stati contattati e addirittura addotti, cioè trasportati sulle navi di questi extraterrestri ed essere addirittura stati sottoposti a esperimenti e studi e ricerche, come dobbiamo porci? Pier Giorgio? Non lo sentiamo più. C'è qualche problema con la linea, forse, Rosario? No, la linea è perfetta, perché la vedo che è collegata. Vedo che è caduto in questo momento, Pier Giorgio. Ah, ecco. Ci sarà qualche extraterrestre? Forse c'è qualcuno che non vuole si affronti questo argomento. Chi lo sa, può essere anche. Sì. Adesso mi vediamo di ripristinare la linea con Pier Giorgio. Mi pare di capire che la nostra prospettiva deve decisamente cambiare. La prospettiva attraverso la quale naturalmente osserviamo la nostra vita e tutto quello che ci circonda. Credo che le spiegazioni date sino a questo momento e accettate per buone debbano essere quantomeno riviste. Perlomeno il dubbio di solito è positivo, no? Induce alla riflessione. Il dubbio, secondo me, sì, perché il problema grosso, secondo me, è che ci sono molte false persone in giro. È lì molto che gli esperti dovrebbero diciamo. Sì, ti sentiamo, Pier Giorgio. Sì, a un certo punto non sentivo più nulla. Mi ripeti la domanda, Antonella, per cortesia? Sì, certo. Ti chiedevo come dobbiamo porci nei confronti di quei contattisti
che sostengono di essere stati addotti, quindi trasportati sulle navi, sottoposti ad esperimenti, a ricerche, e questo ricordo in loro rimane con grandissimo dolore, sia fisico che morale. Come dobbiamo interpretare queste loro esperienze? Intanto lo ribadisco, non perché uno dice di essere un gallo poi c'è la cresta, quindi bisogna investigare caso per caso, perché di ciarlatani e di gente che poi dice cose per sensazionalismo, perché vuole essere protagonista di un qualche cosa. Mi sentite? Sì, sì. Ti sentiamo, qualche cosa? Sì, ce ne sono tanti. E quindi i casi vanno studiati, vanno investigati uno per uno. Ora, quello che io so è che è vero che ci sono delle persone che sono state, tra virgolette, rapite. C'è stato un grandissimo ed eminente scienziato che si è occupato di questo, che io ho conosciuto, fortunatamente ho incontrato negli Stati Uniti negli anni 90, che era il premio Pulitzer John Mack, psichiatra dell'Università di Harvard, che si dedicò con negativissime ripercussioni sulla sua vita professionale a studiare scientificamente il caso degli addotti. Quindi gli addotti ci sono, ma dalle sue indagini risultava che gli addotti erano persone che venivano prelevate e venivano portate a conoscenza del tremendo futuro che grava sul futuro dell'umanità terrestre, ed erano persone che dopo queste esperienze, questi incontri, avevano un cambio estremamente positivo nella loro vita, cioè da magari una vita di indifferenza e di egoismo, queste persone incominciavano a dedicarsi a delle battaglie nobili, quindi nella società, nella solidarietà e così via. Dopo c'è una pletora veramente gigantesca di persone, uomini, donne che dicono di essere state ingravidate, che i loro feti vengono estratti, sottoposti ai veri, che io non ci credo per niente a tutte queste storie, perché gli extraterrestri che contattano il nostro pianeta hanno una scienza biologica che non ha bisogno di fare nessun tipo di sperimentazione o di creare ibridi come ce li presentano. Questo è tutto un sistema orrorifico che tende a creare un sacco di confusione, possibilmente paura nella gente. Stavo dicendo un concetto prima, Antonella. Allora, in Italia abbiamo tanti misteri, no? Che sì, ancora non riusciamo a scoprire, che sono le stragi di Stato, per esempio, sì, i segreti dei salotti politici con le loro depravazioni, con le loro corruzioni, eccetera, eccetera, e non ne veniamo a capo perché c'è un fronte massiccio e unico di questo potere che impedisce alla magistratura, diciamo meglio, a quei pochi magistrati onesti rimasti, impedisce di arrivare alla verità. E tutto sommato stiamo parlando a livello locale. Ora immaginiamo che la visita delle civiltà extraterrestri per il potere mondiale è un pericolo globale. Enorme. Quindi se i servizi segreti e i poteri investono così tanta attenzione per tenere pochi magistrati lontano dalla verità sulle stragi di Stato, voi vi immaginate quanta gente viene pagata apposta per disinformare e per creare confusione nella gente su un fattore che è la visita extraterrestre, che potrebbe far saltare in aria dalla sera alla mattina tutte le poltrone di lusso su cui si siedono questi potenti che usano la società civile umana come uno stuolo di schiavi, di cui poi la maggior parte ha l'unica sola possibilità di morire, perché non ne hanno altre. Quindi dobbiamo ragionare in termini pratici e concreti quando parliamo di queste cose. Quindi tutte queste storielle, difetti, rapimenti, esaltazioni, sensazionalismi servono solo per distogliere le persone da un atteggiamento serio, una seria indagine scientifica e possibilmente anche una vera e propria indagine quasi giudiziaria che possa far capire la reale natura intima di quello che c'è in gioco in relazione alla visita extraterrestre. Quindi ci sono tantissimi disinformatori, tantissimi, migliaia e migliaia in tutto il mondo, perché, lo ripeto, la realtà extraterrestre scardinerebbe dalla sera alla mattina tutti i poteri negativi che opprimono il mondo. E questo è un dato di fatto, Antonella, perché ce l'hanno detto i potenti. Vedi, c'è una natura intima
del potere negativo, per cui la verità non la può far scomparire, perché c'è una legge cosmica che Cristo ci enuncia quando dice: chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Siccome Dio è padrone assoluto, Dio vieta al diavolo di distruggere la verità. Infatti, a tutt'oggi esiste il Vangelo, che è un feroce atto d'accusa ai potentati del mondo, compresi quelli vaticani. Se uno legge il Vangelo invece di fare il catechismo, che è una creazione umana, e legge il Vangelo, ti accorgi bene che Cristo è molto duro, molto severo con i potenti, e invece a favore dei deboli. Per cui solo in questa lettura noi possiamo comprendere cosa sottende la visita extraterrestre e quanto il potere la teme. Il potere la teme come la nemesi. Questi i potenti hanno terrore che dalla sera alla mattina gli extraterrestri decidano di atterrare, perché non li ferma nessuno. Il loro potere è tale che tutte le armi del mondo messe insieme sono come un pacchetto di caramelle tirato a una mandria di elefanti per fermarla. Quindi non hanno storia su questa. E stavo dicendo, in virtù del fatto che l'intima natura del male non può comunque negare alle anime che cercano la verità di trovarla, essi la dicono la verità, non la fanno pubblica, perché hanno tirato su un grande Luna Park, no, il grande sistema mediatico di distrazione di massa. Ma se tu ti stacchi da questa ipnosi del calcio, degli spettacoli, dei soldi, e decidi di cercare la verità, mettendo in questa ricerca tutto te stesso, la verità è resa disponibile. Per cui l'anno scorso, 2013, i potenti del mondo a gennaio, riuniti a Davos in Svizzera nel World Economic Forum, hanno detto che avrebbero discusso in segreto, perché poi non si è saputo nulla di cosa si siano detti, sui 5 fattori di rischio per il sistema. Ebbene, uno di questi fattori di rischio era la scoperta di vita extraterrestre. Quindi vedi bene che ce l'hanno detto cosa temono. E un'altra cosa ci hanno detto, Antonella, che loro stanno temendo, è che la gente incomincia a sapere troppe cose. Esatto. Ma infatti l'aumento delle possibilità cognitive del popolo, che è sempre stato schiacciato e sottomesso ai media, in mano a questi potenti, oggi grazie a internet queste porte si stanno aprendo e scardinando, e allora loro incominciano a dire: ma qui incominciamo a avere dei problemi. Ma anche grazie alla quantità enorme di avvistamenti che si stanno avendo in questi ultimi anni, in questo periodo più che mai. Certo, ci sono due, diciamo così, linee che stanno andando verso un unico punto di congiunzione nel quale si verificherà questo grande contatto. E queste due linee sono, da un lato, lo stato di distruzione e devastazione del pianeta e della società umana, e da un altro la loro attività di sensibilizzazione della società, che convergerà allo stesso tempo nel punto di massimo rischio, estinzione dell'umanità. Quindi quando l'uomo arriverà sull'orlo di scavalcare l'olocausto climatico, ambientale o forse addirittura nucleare, perché vedete bene... No. Accidenti. Proprio nella parte più interessante... Proprio adesso. La parte più interessante si è interrotta. Ecco. Sì. No, ti abbiamo perso per qualche secondo. Ah, va bene, ricomincio. Stavo dicendo, ci sono due linee convergenti che saranno, una volta che queste due linee si incontreranno, sarà il momento del contatto cosmico. Allora, la linea principale è lo stato di devastazione della società e del pianeta Terra, che confluisce, va in parallelo ma convergente, quindi in parallelo come attività ma convergente come linea e come direzione, che è la loro attività di manifestazione globale, che è sempre più attiva, sempre più forte. Quest'anno abbiamo avuto il blocco di un nuovo aeroporto, è successo a Brema in Germania, è successo in Cina varie volte, è successo in Messico, in vari aeroporti. Abbiamo sorvoli di grandi città, New York, Santiago del Cile, la capitale Lima del Perù. Quindi queste due linee convergeranno in un unico momento clou, che sarà probabilmente o un olocausto climatico o un olocausto sociale o
la cosa più, diciamo, pericolosa, un olocausto nucleare. E la crisi che c'è in atto tra Russia e Stati Uniti d'America a causa dei fatti della Crimea la dice lunga su quanto noi stiamo andando allegramente, mentre la gente attende i mondiali di calcio o altre fesserie di questo tipo che nella vita delle persone, nella vita reale, intendo, non apportano niente, a parte un grande, no, un grande orgasmo emozionale fine a se stesso, e noi stiamo andando allegramente verso il baratro, mentre i nostri politici sulla nostra faccia continuano a mentire, a rubare come prima, peggio di prima. Quindi dobbiamo osservare con grande attenzione i fatti del mondo, da lì capiremo quanto lontano o quanto vicino è il contatto con questi esseri. Ecco, Pier Giorgio, una cosa volevo dire, no, sono Massimo Bonella da Venezia. Massimo, ciao. Ciao Pier Giorgio, dunque c'è una dichiarazione di Obama di questa notte, dice: non sono le azioni della Russia a minacciare la sicurezza degli USA, ma il rischio di un'arma nucleare a Manhattan. Ecco questa frase che vorrei sottolineare, che fa pensare. Ecco, un tuo commento in merito, era per agganciarmi anche a quello che stavi dicendo, insomma. Scusa, ho perso un attimo la concentrazione, Massimo, no, non puoi ripetere. Te la ripeto in sintesi: c'è una dichiarazione di Barack Obama che dice: non sono le azioni della Russia a minacciare la sicurezza degli USA, ma il rischio di un'arma nucleare a Manhattan. Ecco, era per allacciarmi a quello che appunto stavi dicendo, bene o male. Beh, questa dichiarazione di Obama, di cui ti ringrazio che mi porti a conoscenza, Massimo, perché in questi giorni sono talmente impegnato che faccio fatica a stare dietro tutto, non lo so, mi sembra quasi una velata premonizione di un attentato terroristico che giustifichi un intervento armato degli Stati Uniti. Allora, il problema qual è, Massimo? Il problema è che gli Stati Uniti d'America hanno estremissimo bisogno di una terza guerra mondiale, perché la loro situazione economica è catastrofica. Gli Stati Uniti sono lo Stato più indebitato del mondo e lo Stato più fallito del pianeta. Stanno inflazionando l'economia mondiale, stampando miliardi e miliardi di dollari senza nessuna copertura, puri biglietti di carta e basta. Cioè, la carta igienica vale di più perché almeno ha un uso reale. Invece questi dollari, quindi i potenti del mondo, Cina, Russia, Brasile, lo sanno, e quindi il debito pubblico americano non lo compra più nessuno. Figuratevi che negli ultimi bilanci di qualche giorno fa è uscita questa notizia veramente ridicola, cioè pubblicano il bilancio gli americani e scrivono che il Belgio, figuratevi, il Belgio starebbe finanziando il debito pubblico americano, che si sarebbe comprato il governo belga 100 miliardi di dollari di debito pubblico americano. Dico io, ma come si può credere a una panzana del genere, considerando che tutto il Belgio, che è uno stato piccolino, lo sappiamo, da solo il PIL sono 400 e rotti miliardi di dollari? Come può il Belgio investire un quarto del suo PIL a comprare un debito che nessuno gli ripagherà mai? Quindi questa la dice lunga sullo stato di panico e di completo disorientamento degli americani, che purtroppo in questo collasso completo della loro economia sono a tutt'oggi lo stato più armato del pianeta. Ora, Russia, Cina soprattutto, si stanno armando fino ai denti perché sanno benissimo come la storia andrà a finire, e l'America sa che in questa condizione di grandissima crisi non potrà sostenere a lungo il rinnovamento armato, per cui se non vuole essere superata anche a livello militare deve scatenare una guerra prima che gli altri la superino anche a livello di armamenti. Quindi vedete bene in che panegirico, in che baraonda diabolica e infernale siamo ficcati noi umani. Ci parla qualcuno di tutto questo? Invece noi sentiamo certi programmi che continuano a menarcela con alieni che strappano feti, alieni cattivi, alieni positivi, ma per favore, per favore. Sì, sì, è vero, questo la dice lunga soprattutto nelle televisioni italiane, che appunto cercano di buttare il fango poi anche su queste informazioni extraterrestri, mentre all'estero, visto che la cosa è molto più aperta, faccio un nome per tutti, la Televisa 4 con Jaime Maussan, ecco, dove so che è ospite. Massimo, io sono appena rientrato dal Brasile, 10-15 giorni, non di più, dove ho partecipato ad un convegno internazionale sugli UFO. E praticamente in questo convegno ho avuto modo di conoscere, fare amicizia e intervistare due militari. Uno, un colonnello uruguaiano, da poco andato in pensione, però tuttora attivo dentro una commissione d'inchiesta militare sugli UFO. E un altro, un maggiore pilota cileno, giovane, quindi tuttora in carriera,
che si è fatto intervistare in divisa. Ebbene, quando io mi trovo in queste realtà, mi dico, noi europei siamo ormai dei selvaggi, gente snob, arrogante, ignorante, che crede di essere il primo mondo, invece siamo degli, non lo so, perché non voglio usare termini, offendere aborigeni o indigeni, perché sono molto più avanti di noi. Quindi noi siamo lo scarto culturale del mondo, la nostra società è una società completamente affogata in valori futili, inutili, con una cultura che rasenta il delirio, con programmi come Grande Fratello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedi bene, questo, la storia del maggiore è anche straordinaria, perché lui mi dice, io non credevo agli UFO, cioè per me erano tutte fesserie, però siccome doveva dare la tesi all'Accademia, curiosamente, vedi un po' com'è la storia, lo Stato Maggiore gli dice, fai una tesi sugli UFO, perché siccome se gli UFO esistono, sono comunque un qualcosa di cui ci dobbiamo occupare, perché rappresentano potenzialmente un pericolo per la circolazione aerea, nel senso anche che se un pilota non ha conoscenza di questi mezzi che volano nei nostri cieli, dovesse avere un incontro, potrebbe spaventarsi, perdere il controllo del velivolo e mettere a rischio i passeggeri che ha a bordo. Quindi dice, fai una tesi su questo. E lui, da buon militare, ha obbedito e ha fatto una tesi, ma l'ha fatta così bene, il maggiore Rodrigo Bravo Garrido, che è piaciuta tantissimo ai vertici militari. Quindi è stata fatta una grande kermesse dove sono stati invitati i generali, i politici e i militari. Lui ha presentato la sua tesi, questa notizia ha raggiunto i mezzi di informazione, per cui alla fine la sua tesi è diventato un libro che lui ha pubblicato in Cile, con il beneplacito e il plauso dei suoi comandanti, e adesso lo chiamano in giro per il mondo nei convegni ufologici a dare questa testimonianza. Poi lui, ridendo, mi dice, sai, dice, io comunque ho fatto questa ricerca, però non è che ci credevo. Ecco, dopo la pubblicazione del libro ho avuto la sua prima esperienza ufologica, che vi racconto perché è anche carina, diciamo un po' umoristica. Mi ha raccontato Rodrigo Bravo che stava volando e aveva 14 paracadutisti a bordo. A un certo punto vede questo oggetto luminoso venirgli incontro e si spaventa, dice, c'è un aereo fuori rotta che mi sta venendo addosso. E quindi mentre era lì che decideva che tipo di manovra evasiva doveva fare per evitare questo oggetto, invece l'oggetto cambia repentinamente direzione. Allora lui capisce che si trattava di una nave, di un UFO. Quindi grida, dice, c'è un UFO, c'è un UFO. Quindi tutti i 14 paracadutisti si precipitano in cabina, sbilanciando completamente l'aereo che punta verso il basso. E lui si è messo a gridare, tutti indietro, quindi quelli sono tornati indietro e l'aereo è risalito. Quindi testimonianze di altissimo livello che ci dicono che l'aviazione extraterrestre è pienamente operante nei nostri cieli. Aspettano il momento clou, forse per salvare quelle poche persone che ancora sono sveglie, che ancora si impegnano nella società, che hanno a cuore il benessere, l'amore e la fratellanza, che sono quelle persone che loro tutelano, e questi sono i messaggi dei veri contattisti, non dei falsi contattisti, è una cosa che viene sempre detta e ripetuta. Purtroppo il contattista non è esente da debolezze umane, non esiste l'uomo perfetto, tantomeno lo sono i contattisti, quindi purtroppo anche loro commettono errori, possono essere cadere vittime dell'egocentrismo, del delirio di potere, quindi manipolare la vita altrui, questo purtroppo è successo, però ciò che noi dobbiamo guardare è il messaggio che ci arriva, e poi Cristo ci ha detto bene come discernere, dai frutti conoscerete chi sono, cioè dalle azioni quindi. Pier Giorgio, c'è una domanda dalla chat. Sì, perché viene chiesto da parte di Savino? Perché viene chiesto Savino Percoco, un giornalista? Perché sì, nonostante la conoscenza e il timore extraterrestre, dice, le potenze nucleari continuano a seminare azioni belliche fra loro, non ultima la crisi ucraina. No. Dai. Mi cade sempre sulla domanda. Ma sempre sulla domanda, non è possibile. Sì, sì. Giorgio? No, non c'è ancora. Ficare l'intera umanità e l'intero pianeta, e lo stanno facendo. Pier, scusami, siccome non ti abbiamo sentito, puoi ripetere la risposta? Sì, ho detto, il motto dei potenti di questo mondo è muoia Sansone con tutti i filistei. Cioè questa gente sono dei folli assassini,
Vi ricordo che 300 persone da sole, 300 persone, quindi ci stanno in un aereo di medie dimensioni o in una normalissima sala conferenze, possiedono da sole circa il 43% della ricchezza mondiale. Vi rendete conto in che condizioni siamo? Nel pianeta Terra non ci dovrebbe essere povertà o ricchezza. Nel pianeta Terra c'è una grandissima abbondanza che permetterebbe a tutti di vivere degnamente e dignitosamente senza nessun problema. Invece, a causa di questi efferati delinquenti, assassini, pazzi criminali, il mondo versa nello stato in cui è e la società civile si fa impappocchiare, impappinare, ipnotizzare dalle farfalline di Belen e tutte queste altre buffonate che mettono in giro questo stuolo di prostitute che si fanno chiamare giornalisti, ma tali non sono. Sono pochi i veri giornalisti, soprattutto quelli famosi, li contate sulle dita di una mano, quelli che sono veri. So che sono parole dure, ma questa gente ha una gravissima responsabilità di quello che accade nel mondo e anche in Italia, o soprattutto in Italia, visto che siamo, non mi ricordo se il 70° posto nel mondo per la libertà di informazione. Per cui i potenti se ne fregano e cercano nella loro follia di fregare gli extraterrestri, di prendere tempo e costruire armi per tenerli lontani. Questo era il vero motivo dello scudo spaziale. Non serviva per le bombe nucleari o missili nucleari, come ci è stato detto. Se la giocano fino alla fine, e in questo io li ammiro, perché sono molto più coraggiosi e dignitosi del popolino che si fa beota, manipolare, guidare e fregare da questi pifferai che li portano verso una vita indegna di essere vissuta in uno stato di assoluta schiavitù. Quindi questa è la situazione, Savino. I potenti non cambieranno mai, non l'hanno mai fatto e non lo faranno, non cedono il dominio del pianeta. Ci dovrà essere un'invasione, quindi il ritorno di Cristo e il contatto extraterrestre sarà una invasione militare, dove loro non si sparerà un colpo, ovviamente, perché la loro altissima scienza, le bombe atomiche sono caramelle al confronto. Esistono centinaia e centinaia di testimonianze verificate che ci dicono quante volte, che tantissime volte gli extraterrestri hanno disattivato e reso inerti le testate dei missili nucleari. Loro possono assorbire l'energia elettrica dell'intero pianeta in un microsecondo, quindi si assorbono l'energia elettrica, che funziona? Niente. Ci spegniamo tutti. Pier Giorgio, ti posso fare l'ultima domanda? Prego, sì. Non voglio chiederti di Michael Wolf, quello americano del 97, ma credo un che... Michael Wolf, un pastrocchione. È un pastrocchione, va. Un telepatico mi pare anche. Vabbè, comunque, al di là di questi personaggi... un telepastrocchiattico. Al di là di questi, diciamo, di questi personaggi che ruotano attorno a queste storie, ecco, avviandoci verso la conclusione, ci pare di poter dire che questi contattisti hanno comunque un compito importante, veri o presunti che siano, naturalmente escludiamo certo. I presunti, perché quello che non vogliono accettare, non vogliono comunicare i potenti della Terra, i nostri fratelli stanno cercando di farlo attraverso comunicazioni dirette con la gente che recepisce il loro messaggio. Credo che si possa concludere in questo modo. Assolutamente sì, Ugo, perché loro conoscono bene le leggi che regolano e governano il cosmo, noi non le conosciamo e su queste leggi sono basati i loro protocolli diplomatici di contatto, per cui loro non intervengono direttamente, ci notificano attraverso il contattista lo stato dell'arte della loro visita, spiegata in tutti i suoi aspetti, per dare a noi liberamente, senza la pressione della loro presenza, ovviamente pervasiva, pubblica e palese in tutto il mondo, la pressione che ci costringerebbe a fare una scelta. Ci lasciano liberi di scegliere, poi spetta a noi questa scelta, Ugo. Di fatto il contattista oggi è quella figura biblicamente conosciuta col nome di profeta. I profeti dell'antichità oggi sono i contattisti, cioè coloro che parlano con entità di altri mondi e di altre dimensioni per portare al mondo un messaggio di pace e d'amore e anche ciò che Dio si aspetta dall'uomo. Poi spetta all'uomo la scelta, quindi spetta a noi. E la scelta non è il godimento salottiero dei messaggi contattistici o del messaggio di Cristo. Il messaggio è l'impegno sociale, l'impegno reale, l'azione, dare la faccia e lottare a viso aperto nella società per opporsi a questa deriva che ci sta portando all'annichilimento globale.
Pier Giorgio, chi volesse approfondire questi argomenti, che devo dire abbiamo appena sfiorato questa sera purtroppo, dove ti trova? Su internet? Allora, io mi sto attrezzando meglio perché sono veramente messo male come comunicatore, nel senso che ho dedicato tantissimi anni soprattutto all'attività documentaristica, attività che ho molto allentato, perché comunque il documentario televisivo mi pone enormi limiti di possibilità di dire le cose come stanno. Devo attenermi a rigidissime regole, quindi tutto quello che ho detto a voi in un documentario non lo posso dire, non me lo fanno dire. Quindi mi sto dedicando soprattutto all'attività divulgativa, quindi conferenze. Ho un canale YouTube che è Pier Giorgio Caria 59, dove ci sono parecchie mie trasmissioni televisive sia sulla RAI che sui media privati, ci sono parecchie conferenze e unite al canale YouTube dell'Associazione Culturale Giordano Bruno le persone hanno già un ricchissimo bagaglio informativo a cui poter attingere. Sto allestendo anche altri social network, Facebook ce l'ho già attivo e sto preparando anche un sito dove poi metterò articoli, considerazioni e notizie che ritengo importanti. Per ora Facebook o la mail per chi mi vuole scrivere, piergiorgiocaria@gmail.com, oppure, lo ripeto, il mio canale YouTube, dove comunque per iniziare e approfondire già c'è tanto, assieme, lo ripeto, al canale dell'Associazione Culturale Giordano Bruno, nel quale sono raccolte le conferenze di Giorgio Bongiovanni, sia da solo che quelle che facciamo insieme. E poi c'è la pagina Facebook Pier Giorgio Caria Eventi, dove sono elencati appunto tutti i tuoi programmi futuri, vero? Grazie Antonella, questa l'ho aperta da pochi giorni, quindi i miei neuroni ancora non l'hanno messa a registro. Esatto, ho una pagina pubblica, una pagina personale, che sono speculari, nel senso pubblico su entrambe le notizie che trovo, messaggi eccetera. E poi c'è questa nuova pagina che è dedicata esclusivamente ai miei eventi, così in tempo reale le persone sanno dove sono e dove sarò nelle settimane future, perché comunque giro tanto sia in Italia che all'estero, incontrando le persone nelle conferenze pubbliche, che sicuramente assieme alla radio, che rimane uno dei mezzi da me preferiti, le persone hanno modo di approfondire, di toccare con mano, diciamo anche a livello emotivo e fisico, quello che dico, insomma di conoscerci, perché dobbiamo fare rete, dobbiamo fare famiglia, dobbiamo unirci in questa grande opera di salvezza dell'umanità. E allora ti dobbiamo strappare un'ultima promessa? Dimmi. Quanto prima tornerai a parlare con noi, tornerai ad essere nostro ospite. Guarda Antonella, non posso che dire sì, perché tu e Ugo siete miei carissimi amici, assieme a Massimo e anche gli ascoltatori che stanno ascoltando la trasmissione, per quanto sicuramente alcuni li conosco come Savino, altri no, ma per me siamo tutti, dobbiamo formare tutti un'unica grande forza che si oppone e Rosario si prepara... è con noi anche, Rosario Moreno. E Rosario, scusa Rosario, lapsus tremendo, certo. Chiedo venia. Già mi sto spargendo il capo di cenere. No, figurati, Pier Giorgio. Dobbiamo fare un'unica forza che si oppone alla deriva del mondo e si prepara ad accogliere questo grandioso, veramente grandioso evento che sarà il contatto con questi fratelli cosmici, e sarà un giorno di grandissima, per noi, di grandissima festa, un giorno di una gioia di cui oggi non ne abbiamo la più pallida idea. Io ho avuto delle piccole esperienze in tal senso e vi assicuro che quando accade è qualcosa che supera la vostra più fervida immaginazione. E noi possiamo confermare quello che tu dici, perché io e Ugo ti abbiamo guardato negli occhi, abbiamo visto la tua gioia è palpabile, come è palpabile il tuo cambiamento in tutti i sensi, quindi è assolutamente vero quello che dici, possiamo testimoniare io e Ugo, vero Ugo? Sì, io credo che dovremmo anche comunicare ai nostri ascoltatori che ci sono dei canali preferenziali, basterebbe volerli cercare, per migliorare anche il rapporto, come dicevi tu prima, fra noi e altre verità, che sono quelle... Certo, loro, Ugo, cercano disperatamente di raccordarsi e interagire con l'essere umano. Hanno bisogno di operatori
di lavoratori nella vigna del Signore, usiamo questo termine biblico. Quindi se trovano persone predisposte a servire questa grande causa nella quale loro entrano anche in un modo assolutamente straordinario attraverso la loro altissima scienza, quindi il contattista o l'operatore sociale che si fa portavoce del loro messaggio e del loro sistema di vita, loro lo aiutano. Quindi io, certo, in questo riconosco di essere stato ed essere aiutato da questi esseri in tantissimi aspetti. Sicuramente devo molto a questi personaggi che vengono da altri mondi e da altre dimensioni, devo molto il fatto di, tutto sommato, poter dire, forse arrogantemente, di essere oggi sicuramente una persona migliore di come ero tanti anni fa. Quindi non posso che ringraziarli ed essere grato alla vita di avermi dato questa impressionante, pazzesca e insperata opportunità. Però è alla portata di tutti. Se noi abbiamo nel cuore l'amore per l'umanità e l'amore per il pianeta Terra, questa grande madre che ci dà tutto gratis, non chiede soldi la Terra per darci cibo, aria e acqua, è l'uomo che ha inventato questo aberrante sistema. Quindi se noi ci facciamo attrarre e vogliamo entrare dentro questo grande meccanismo, questa grande opera di salvezza dell'umanità, sicuramente i fratelli del cielo, li chiamo così, la confederazione interstellare, loro si presentano in questo modo, vedrete che nel tempo ci daranno una grandissima mano per rinnovare completamente la nostra natura, sia umana che spirituale. Grazie per Giorgio. Bene, questo messaggio di speranza, chiudiamo la chiacchierata con e ringraziamo Pier Giorgio Caria, esperto internazionale, ufologo, e speriamo di averlo, come chiedeva prima Antonella, presto fra noi. Eh no, no, l'ha promesso, quindi non si può tirare indietro. L'ho promesso. Abbiamo l'ho i promesso. Testimoni, eh? Abbiamo i testimoni. Ragazzi, va bene. Ragazzi, prima che casca giù Pier Giorgio Caria da Skype, c'è anche un altro invito che non lo sa nessuno. Comunque, io ne ho parlato al Cenacolo qui di Mestre, che sono un grande gruppo di persone, un grosso gruppo di persone, sono circa un centinaio, anche più, che sono rimasti un po' così colpiti da questa informazione, e allora lo gradirebbero, quando sarà possibile ovviamente, lì appunto nella loro sede che è a Carpenedo, appunto a Mestre, insomma alle porte di Mestre, per una chiacchierata su queste tematiche. Questa notizia volevo dare. Va bene. Massimo, prendi tu i contatti, poi ci sentiamo. Certo. E cercherò di inserire nel mio intensissimo calendario di eventi anche questo evento. Sì, so che è molto molto intenso. Allo stato attuale delle cose se ne parla dopo l'estate, prima è certo. Praticamente impossibile. Certo. E già dopo l'estate incomincio a avere problemi. Abbiamo incassato Pier Giorgio, dai. Pier Giorgio, un carissimo abbraccio. Ragazzi, vi ringrazio tanto, grazie Ugo, grazie a tutti voi, è stato un vero piacere chiacchierare, lo è sempre, per cui vi abbraccio e ci sentiamo la prossima volta. Grazie a te Pier Giorgio, a presto. A presto. Ciao. Ciao. Ciao anche da parte mia, e naturalmente si associa la regia centrale Rosario Moreno. Certamente. Ciao Rosario, ciao Massimo. Un caro saluto Pier Giorgio. Un saluto caro, ciao. Ciao, sì. Ciao, ciao. Insomma, questa chiacchierata credo che ci lasci un po' perplessi, però io sento anche uno stato di benessere. Credo che anche voi, ma anche i nostri ascoltatori, con questo messaggio di speranze si sentano un po' meglio. Che dite? Di fronte a questo scenario che vediamo ogni sera sui network, certo, questa è una speranza e non può che far piacere. È vero? Da molta serenità. È un messaggio quello di Pier Giorgio che dà molta serenità. Comunque, certo. Finalmente abbiamo potuto dire, e lo ribadiremo sempre tutte le volte che ne avremo occasione, che un'altra vita, un altro modo di vivere è assolutamente possibile. Come si diceva nel film Frankenstein Junior, si può fare. Certo, ma anche questo tecnicamente è stato spiegato anche sulle nostre frequenze, grazie ad esempio a Giulietto Chiesa, ma in modo particolare a un personaggio che abita in provincia di Venezia, San Donato di Piave, che è il dottor Giovanni Gignaolini, con le sue riflessioni che fanno veramente riflettere. Quindi ecco, dico anche ai radioascoltori, state attenti quando c'è la trasmissione che dà spazio al dottor Giovanni, perché veramente merita a quello che appunto viene detto. Ecco, Rosario Moreno, così una tua impressione sulla trasmissione di oggi.
Beh, la mia impressione è molto semplice, Massimo, perché io credo in queste cose, quindi con me si sfonda la porta aperta. L'unica cosa che mi preoccupa sempre è quello di, diciamo, di trovarmi sulla mia strada personaggi, come diceva anche Pier Giorgio, che non sono veritieri, no? Che deviano quel, diciamo, quel percorso che una persona fa quando, quando si avvicina a un determinato fenomeno. Io credo che, spero soprattutto che questi esseri si facciano vedere quanto prima, perché credo che ormai l'essere umano è arrivato alla frutta. Quindi cioè, non credo più, cioè, non credo al, come devo dire, insomma, che c'è uno spiraglio di luce. Non ci credo più a questo, insomma, non so se rendo l'idea alla... E quindi per me cioè, è una quanto fede, ecco, è una fede, è una fede, diciamo, come possiamo dire, insomma. Allora, diciamo così, intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo rigorosamente in diretta, sono le 19.41, collegataci anche a Pianeta Oggi TV qui dallo studio a Venezia con Sergio Web Network, da Bari abbiamo Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Ecco, diciamo questo, che queste persone poi ovviamente che danno queste notizie, che danno queste spiegazioni, bisogna vedere, come dire, alla fin fine andare a verificare, cioè noi giornalisti e anche non giornalisti, operatori comunque dell'informazione, anche se non sono giornalisti ma stanno sempre informando, vorrei chiarire questo punto che è importante. Ecco, andare a verificare quello, cioè vedere i frutti di queste persone, effettivamente poi alla fin fine vedere come operano nel territorio, come operano appunto nella società, che cosa fanno. E devo dire che ci sono appunto dei casi dove le cose sono dimostrate. Se noi prendiamo anche ad esempio il caso Giorgio Bongiovanni con le stigmate, allora hanno cercato nei network nazionali di buttargli fango addosso dicendo delle cose che sono completamente inesatte completamente, è stata una... inesatte, quando non infamanti. Sì, ma anche esattamente Antonella. Ecco, quindi abbiamo di fronte un segno che praticamente nessuno è riuscito a dare una spiegazione. Mi riferisco alle stigmate, come le stigmate di Padre Pio, tanto per capirci anche a chi ci ascolta che non ha mai conosciuto questo personaggio, ma ormai è noto a livello mondiale, Giorgio Bongiovanni. Ma questo segno qua è stato praticamente visto, visitato, cioè controllato, esaminato da tantissimi medici di tutti i tipi, di tutti i campi, da ematologhi, da psicologi, da psichiatri, eccetera. E voglio dire, nessuno è riuscito a dare una spiegazione. Hanno detto sì, effettivamente il fenomeno esiste ed è inspiegabile, si vede che c'è un qualcosa di sovrannaturale, e questo è già un punto. Poi a me non basta, ad esempio, io voglio vedere anche poi la persona cosa fa nella società, nel territorio, e vedo che insomma sta rischiando, devo dire, quasi la vita, perché ha un coraggio, perché sta scrivendo degli articoli contro Cosa Nostra che veramente fanno paura, insomma, ecco, va proprio dentro alla notizia. Quindi questa persona ci sta mettendo la faccia, ci sta mettendo tutto se stesso, e quindi ecco il frutto bello, diciamo, no? E quindi bisogna prenderne atto di questa cosa qui. Ecco, questa è la formula che io uso normalmente per poi capire chi ho di fronte, e quindi per poi dargli spazio alla radio. Questo lo facevo alla radio o alla televisione, cioè spazio mediatico. Questo lo facevo ancora quando ero semplicemente speaker, lo faccio adesso che sono un giornalista, lo potrei fare anche in un certo momento se non dovessi essere più giornalista, ma sempre operatore dell'informazione, non cambia niente. Ecco, questo è quello che deve essere fatto. 19.44, allora io avrei delle ultime notizie da darvi, a meno che voi non avete da aggiungere qualcosa, Ugo Lombardi, Antonella Intranò. Dunque, no, appunto, stavo per chiamarti in causa chiedendoti quali fossero le ultime news. Perfetto, ti ringrazio. Allora rimanete naturalmente sempre collegati, che poi magari possiamo anche commentare. Abbiamo Chernobyl, che le foreste circostanti sono ancora pesantemente contaminate. Dunque, quasi 30 anni fa tutto il mondo era concentrato sulla notizia della violenta esplosione che si verificò nella centrale nucleare di in Ucraina, Chernobyl. Da quel momento in poi, lo ricordiamo, il 1986, la situazione non è cambiata, poi non è cambiata di tanto, gli alberi sono ancora morti.
morti, le piante faticano a rinascere. Recentemente un team dell'Università Paris Sud ha svolto un'indagine sulla biologia delle aree radioattive, concentrandosi soprattutto nella zona della foresta nera, dove gli alberi assumono tuttora un colore bruno-rossastro, esattamente come un paio di decenni fa. Lo stato degli arbusti è quindi rimasto pressoché invariato. Ricordo che questa notizia la stiamo estrapolando dal centrometeo.it, dal centrometeoitaliano.it. Il team dell'Università Paris Sud e altri ricercatori sono preoccupati del fatto che l'accumulo di foglie morte al suolo nella foresta rappresenta un pericolo reale, soffermandosi poi sul fatto che nella zona si potrebbe manifestare un devastante incendio nel corso dei prossimi anni. In caso di incendio, infatti, le foglie non decomposte fornirebbero il combustibile ideale per il fuoco, che potrebbe poi estendere le radiazioni in tutta la regione, anche in aree densamente popolate. E questo fa naturalmente alzare le nostre antenne, quindi sarà motivo poi di approfondimento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Altre notizie dell'ultimo momento: dunque, la Concordia, la nave sarà rimossa a giugno e non a settembre, l'ha deciso la Protezione Civile. Poi ancora, per quanto riguarda l'aereo scomparso, l'Australia ha ripreso le ricerche dei resti del velivolo nell'Oceano Indiano, che erano state sospese ieri per il forte maltempo. Ritorniamo ad Obama, c'è una notizia adesso: dunque, dovrebbe atterrare appunto questa sera a Fiumicino all'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Obama. Domani gli attesi incontri nella capitale sotto l'occhio vigile del servizio di sicurezza americano e di circa 1000 uomini schierati nella questura dalla questura di Roma, mobilitati artificieri e unità cinofile lungo il percorso del corteo presidenziale composto da 26 auto e 8 moto. Obama sarà prima in Vaticano da Papa Francesco, poi a colloquio con il capo dello Stato napolitano al Quirinale, dove si fermerà a pranzo. Quindi incontrerà il premier Renzi a Villa Madama e la conferenza stampa sarà prevista alle 15:30 minuti. Nel pomeriggio visiterà il Colosseo. Dunque, vediamo se abbiamo qualche altra notizia. Dunque, l'acqua contaminata, andiamo in località Busto, siamo in provincia di Pescara, per il gravissimo inquinamento che ne stanno parlando in queste ultime ore. Dunque, l'acqua contaminata è stata distribuita in un vasto territorio a circa 700.000 persone, senza controllo, e persino a ospedali e scuole. È accaduto per anni nel pescarese, dove a Bussi sorge una mega discarica di rifiuti. Lo afferma l'Istituto Superiore di Sanità, che ha analizzato su richiesta dell'Avvocatura dello Stato le falde acquifere vicino alla discarica sequestrata a febbraio. 7 le persone indagate nell'inchiesta pescarese sulla discarica. Si tratta dei vertici attuali e passati di Solvay, Solixig, e dal 2002 gestiva il sito. Quindi c'è la notizia che è in corso, vedremo appunto poi questo, come andrà a finire questa cosa. Ci sono dei responsabili, abbiamo sentito, la cosa è molto grave, perché provate a pensare, tutta quest'acqua, 700.000 persone, adesso cosa, proviamo a entrare nei panni di queste persone, cosa potrebbero pensare di prendere questi personaggi che hanno creato questo gravissimo inquinamento, portarli là con dei bicchieri, fa liberare l'acqua, questo pensano, lo penso anch'io. Allora, sono le 19:49, se volete fare un vostro commento, un giro circolare, poi io direi di chiudere questa. Se posso rubare un attimo la parola, perché lasciando stare quello che hai detto, le informazioni, perché ci sarebbe un centinaio di puntate per parlare di una cosa del genere. Volevo soltanto portarvi saluti, ringraziare Savino per la domanda di prima, ma portarvi saluti di Tino Favazza dalla chat, che saluta noi tutti quanti, e Massimo Bonella. Grazie Tino per i tuoi saluti. Lo salutiamo, un grande artista, lo salutiamo caramente. È l'olocausto ambientale questo, è l'olocausto ecologico di cui parlava poc'anzi Pier Giorgio. Questo è l'unico commento che mi sento di fare in questo momento. In Puglia noi abbiamo la nostra terra dei fuochi, che è rappresentata dall'Ilva di Taranto,
fonte di enorme inquinamento, insorgenza di tumori soprattutto tra i bambini mai osservate prima. Questo è l'olocausto ambientale. Massimo, io credo che bisognerebbe sollecitare le autorità competenti a eseguire comunque a schiera battuta una indagine su tutte le fonti di approvvigionamento idrico per controllare se questi fenomeni sono localizzati solo nel pescarese o nel napoletano o nei dintorni del Lazio oppure in tutto il territorio italiano. Io credo che vada sollecitata una importante controllo, un'indagine sullo stato della potabilità e anche della contaminazione delle nostre acque. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma qui sembra a me che abbiano creato, come dire, che il Sud Italia deve essere una discarica, insomma. Intanto la gente muore da questi tumori, che questi tumori, io adesso dico, hanno nome e cognome e faccia, perché andiamo a vedere chi ha creato questi disastri. Allora ecco che il tumore diventa, no, si forma, diventa forma umana, incominciamo a vedere, ah guarda chi è, ah questo qui, e sappiamo nome, cognome, eccetera. Cioè, perché voglio dire, perdere dei cari in questo modo qui sia veramente, veramente drammatico, veramente drammatico. Quindi queste persone che hanno creato questo io lo definisco, stando in tema, diciamo così, in chiave spirituale, come ero poco fa con Pier Giorgio Caria, è un peccato contro lo Spirito Santo, cioè uccidere la vita. Qui uccidiamo la vita, l'acqua è sporca, l'acqua è inquinata, la gente che muore di tumori, questo vuol dire uccidere la vita. Cioè, qui ci sono delle responsabilità enormi. Va bene. No, no, io penso però che c'è una cosa fondamentale, perché è sempre il dio denaro che ci porta a tutte queste situazioni, non c'è nient'altro, perché l'essere umano è troppo avido e ingordo. Esatto. Ci vuole un altro sistema, perché così non si può andare avanti, qui arriviamo al collasso, perché è un'umanità che per il denaro, e qui apro un link, vedere le riflessioni del dottor Giovanni Gnaolin, si fotografa un'umanità che non ha rispetto, non ha nemmeno come, che uccide i propri figli, un'umanità che uccide i propri figli e poi i propri nipoti, perché quando nasceranno i nostri figli o i nipoti, oramai l'età, cosa troveranno? Troveranno una mega discarica. E quindi chi dovranno ringraziare? Ma il destino che è così? Ma che è il destino? Qua la colpa è solamente di un elemento, che è l'umanità. Questo è l'elemento che ha creato tutta questa morte nel pianeta. Cioè, si poteva andare ad esempio verso le energie rinnovabili, ora qui si allarga il discorso, lo accenno solamente, no, abbiamo deviato a destra, supponendo che a sinistra si andava verso o viceversa verso le energie rinnovabili, abbiamo girato da quell'altra parte, abbiamo scelto il nucleare, l'energia della morte. Poi ho sentito chi, mi dispiace Ugo, ma è un tuo collega, che diceva che lui dormirebbe sopra le scorie radioattive, ecco, non so se sai chi ha detto questa, che se hai capito, adesso non voglio far nome. Mandiamolo via assieme ai corrotti, mandiamolo via assieme ai politici corrotti, possiamo mandarlo su qualche asteroide. No, voglio dire, organizziamogli un campeggio, e organizziamo un campeggio su una bella collinetta di scorie radioattive, li chiamo tutti lì e fanno le belle vacanze, tornano belli biondi mesciati e risolviamo il problema. Esatto. Vedrai che non ci vanno. Bisogna fare presto, anche perché molti di questi politici, Massimo, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ci sono alcuni politici anche a livello regionale che credono di poter scaricare tutte le scorie, i rifiuti, eccetera, nelle falde. Questo significa che non solo sono dei delinquenti, ma sono anche molto molto ignoranti. Bisognerebbe spiegargli a cosa servono e cosa sono le falde, perché sennò questi continuano a andare a ruota libera. In ogni caso propongo di mandarli tutti insieme su un asteroide. Facciamo una grossa comitiva, una gita senza ritorno, li mandiamo tutti quanti lì, perché non c'è più tempo, insomma. Certo. Siete d'accordo? Facciamo anche questo referendum, dai. Sì, perché naturalmente
Ecco, questo sarebbe interessante, no? Perché è andato un momento, vita mia, vita tua, cioè questi ci stanno minacciando con queste politiche nefaste, demoniache, ci stanno praticamente distruggendo la vita, insomma. Quindi voglio dire, anch'io ho avuto in casa pochissimi anni fa una perdita di un mio caro, ok, per uno di questi tumori. Quindi questa gente qua, cioè, veramente va bloccata. Okay. So cosa significa perdere un proprio caro, ecco, penso che poi non solamente io qui, ci sono altri che hanno avuto purtroppo queste esperienze qui. E quindi questa gente qua va tenuta sotto controllo. È la gente che deve farlo, Massimo. Adesso al di là degli scherzi, è la gente che si deve, deve assumere questo compito di vigilanza, conquistare la consapevolezza, certo, ma utilizzarla. Nel pratico, nel quotidiano, senza accettare di scendere a compromessi che rendono apparentemente più facile la conquista di un posto di lavoro, di una tranquillità maggiore per il futuro. È vero, ognuno di noi ha voglia di questo, ma qual è il prezzo da pagare? A discapito degli altri. Qual è il prezzo da pagare? Vendersi? O vendere la propria famiglia? O vendere i propri figli? O vendere la vita stessa? E non solo la propria, ma anche quella di tutti gli altri, che a questo gioco non ci stanno. E noi non ci stiamo. Beh, certamente per motivi, cioè, più che ovvi, voglio dire. Cioè, vorrei vedere chi non fosse d'accordo su un discorso così oggettivo, perché non è una nostra opinione questa. Purtroppo, Massimo, la realtà ci dice che non è così. La realtà che viviamo ci dice che invece il compromesso è la cosa più ricercata. Certo, ma guarda, tu parlavi prima della divisione, no? Del Veneto indipendente, tutte queste divisioni qua. E quando quei signori lì, che tanto sbraitavano a fine anni 80, primi anni 90, sono andati poi al potere, no? Cos'è che hanno fatto? Cioè, non penso che abbiano, guarda come siamo ridotti. Loro dicono, ah, ma mica solo noi, beh, comunque anche loro hanno fatto, hanno dato il proprio contributo, no? Cioè, tutto quella... anzi, erano per fare addirittura le centrali atomiche qui a Sottomarina, che poi... lì ho visto una, ecco, lì devo dire che la gente ha reagito molto bene, ha dato un ottimo esempio, hanno creato le manifestazioni, c'eravamo anche noi come Pianeta Oggi TV, come Sergio Web Network a riprendere il tutto e siamo riusciti a fermare queste idee nefaste. Questi poi vengono a parlare di il vento indipendente, ma che devono essere poi gestiti da questi qua, cioè, ma dico, ma via, per quello prima in testa la trasmissione gli ho risposto la cosa talmente assurda che non saprei che spiegazione darvi, perché non saprei proprio, perché ce ne sarebbero talmente tante da dire su queste cose assurde che non saprei neanche come un po', se tu hai per far chiarire anche gli ascoltatori, la bottiglia, una bottiglia di acqua, no? Però riempita di sassi, che tu la giri, no? E tutti i sassi arrivano lì sul collo, non ne viene fuori neanche uno da quante cose sarebbe da dire contro queste assurdità qui, ecco, non so se mi spiego. Assolutamente, ma quello che tu dici conferma quanto dicevamo poc'anzi, e cioè che la consapevolezza raggiunta dà la possibilità alla gente di essere determinante. E con questo credo che dovremmo salutarci. Forse abbiamo sforato di mezz'ora, Rosario? Sì, vero. Un tantino, diciamo. Rosario, di poco abbiamo sforato, via. Tanto... Ma no, dovete sapere che in tutte le trasmissioni che facciamo sforiamo sempre, quindi questo non deve fare eccezione, no? Sì, però... consentitemi, è questo il bello anche di queste trasmissioni, quando c'è l'argomento interessante va sviluppato fino in fondo, anche se sfoga di qualche cosa, cioè non importa, perché io sento in giro che quando si arriva a fine della trasmissione, se c'è anche un ascoltatore collegato, lo si chiude praticamente, perché bisogna terminare per fare la trasmissione. Invece sarebbe da dare più spazio agli ascoltatori in alcune trasmissioni nazionali che sento, no? E noi invece, ecco, cerchiamo invece di essere un po' più flessibili, purché l'argomento venga analizzato bene, insomma, da dare, ecco, sempre al fine di dare una corretta informazione, una informazione più corretta e più precisa al nostro pubblico. Giusto, certo, Rosario? Certo, Massimo, voi per chi ci ascolta, insomma, perché sono anche i nostri web radio ascoltatori appassionati, no? Di queste cose che vogliono capire. Ovviamente piacerebbe rivolgermi anche a quelle persone, qualche volta che ci ascoltassero, quelle persone che oggi si guardano Uomini e Donne, Il Grande Fratello, per dire, ragazzi, non esiste solo quel tipo di trasmissione, esistono anche altre che
cercano di portare un argomento, di approfondirlo e insomma di divulgarlo. Questo è il discorso. Ci arriveremo un giorno solo col web, speriamo. Noi ce la mettiamo tutta. Certo. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori mercoledì prossimo alle 18.30, sempre su sciencewebnetwork.it. Ricordiamo che il nostro ospite sarà Giorgio Bongiovanni, che oggi purtroppo non ha potuto partecipare a causa di un impegno che si è protratto più del previsto, e con lui continueremo, naturalmente trattando l'argomento da un altro punto di vista, quello che abbiamo iniziato oggi con Pier Giorgio Caria. Parleremo di contattisti. Benissimo, sono le 20, non ho nessun'altra notizia dell'ultimo minuto, e quindi io vi saluto a voi tutti, saluto a voi tutti, saluto anche i nostri gentili ascoltatori, do appuntamento al giornale radio e anche approfondimento Comondo 2000 della domenica mattina a partire dalle ore 11 da Site Web Network in collaborazione con pianetaoggitv.net e anche con pandoratv.org, c'è questa collaborazione anche con poi Pandora e Science Web Network. Infatti ricordo agli ascoltatori, per tutte le notizie sull'Ucraina, di sintonizzarsi, di entrare dentro, di cliccare, insomma, come volete, ditelo come volete, sul sito internet pandoratv.org, dove c'è Giulietto Chiesa con delle immagini in esclusiva assoluta per l'Italia grazie al circuito internazionale RT Russian Today, e quindi con le ultime informazioni. È veramente tutto qui dalla redazione. Dunque, a voi per la chiusura, un saluto da Venezia. Un caro saluto a tutti quanti gli ascoltatori, un saluto a Rosario, saluto a Massimo, grazie ad Antonella, e ci risentiamo mercoledì prossimo alle 18.30. Sempre su questa web frequenza. Sciencewebnetwork.it. Bene. L'ho detto bene? Benissimo, grazie Antonella. A presto Rosario, ciao Massimo. Ciao a tutti e ciao anche agli amici della chat. Ciao. Ciao. Arrivederci.